Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola e oggi svuoto la spesa, come potete intravedere, iper la grande I. Non è uno svuoto la spesa molto risparmioso, nel senso che non ho usato né ticket, né buoni, né nulla. È uno svuoto la spesa da persone normali che non usano buoni. Allora, innanzitutto se non siete iscritti, iscrivetevi, commentate e condividete. Mi vedete in una location diversa e per un po' mi vedrete in questa bellissima location. Non fate caso al casino perché devo sistemare il cassetto. Quindi, iniziamo subito. Innanzitutto ho speso 105 euro perché praticamente non avevo più nulla e quindi ho dovuto fare rifornimento essendo nella casa nuova. Quindi non avendo nulla è come se fosse una prima spesa. Allora, voglio farvi vedere. Innanzitutto non vedrete dell'acqua, quella guizza da 17 centesimi l'una. Credo di averla qua da qualche parte, però vabbè, sapete tutti com'è fatta. Ne ho presa due casse perché noi proviamo principalmente quella. Poi ho preso questi che costavano 1,48 euro. Vedete qua sopra che c'è questo qua e qua c'era un buono sconto da 30 centesimi che mi è stato scalato sul totale della spesa e quindi li ho pagati 1,18 euro. Io questi dell'ACE li trovo ottimi sia per il bucato sia per anche semplicemente le pulizie domestiche. Li trovo veramente ottimi. Infatti, se li trovate, provateli e poi mi direte. Ah, poi volevo ringraziarvi tutti perché sotto i commenti del mukbang che ho visto ci sono un sacco di persone che sono sfortunatelle come me. Comunque, la prossima volta, nel prossimo mukbang, vi racconterò di quando praticamente sono andata a Roma. Va bene. Innanzitutto, non so se vedete, innanzitutto, sto parlando da 2 ore, non so se vi piacciono i miei capelli. Vedete, il colore è un attimino più scuro rispetto all'altra volta. Le mie parrucchiere sono bravissime. Non so per quanto reggerà questo simil liscio, non lo so perché a me si ingrifano, guardate già si stanno ingrifando, però visto che spesso li ho legati ho detto vabbè, siamo un attimino più con i capelli senza nulla, lisci, lisci così, senza molletta. Non so se vedete anche che mi si sono allungati tantissimo, quando ho iniziato forse mi arrivavano qua. Va bene, bando alle ciance perché sennò parliamo di altro. Vi faccio vedere cos'altro ho preso. Allora, ho preso anche questi 39 centesimi l'uno della Valis, quindi sottomarca dell'Iper, succo di limone da 250 grammi, 200 grammi, 200 ml succo di limone. Poi su questi a prezzo scontato del 30%, 2,79 euro, spero si veda, sono delle cotolette già impanate della marca Amadori che io adoro come marchio perché non uso GM, non uso antibiotici, il pollo è levato a terra. È capitato, sì, lo so che ci siano stati dei video in cui facciamo vedere degli allevamenti un po' strani dell'Amadori, ma era un allevamento, a quello che ho capito, isolato, non era la regola perché Amadori cerca di rispettare gli standard che dice 2,79 euro scontato del 30%. E qua dove vedete questo che manca c'è un buono sconto da 50 centesimi. Quindi questi li ho pagati 2,29 euro e sono un ottimo salva cena quando non c'è molto tempo. Poi cosa faccio vedere? Ah, poi ho preso queste fettine. Come sempre mi casca qualcosa, ho preso queste fettine sottili, sempre Amadori, costano al chilo un botto, 10,99 euro, però sono sottili e ai miei figli vanno benissimo sia da fare eventualmente per una cotoletta, se voglio fare la cotoletta, o al limone oppure così. Tanto sono sottili, quindi si fanno velocissimamente. E queste sempre Amadori, pronte in 2 minuti, pollo allevato senza uso di antibiotici, OGM e tutto il resto che vi dicevo prima. Quindi voi principalmente, se riesco a trovare, aspettate, se riesco a trovare soprattutto in offerta, per chi vede i miei video, beh, Amadori era tanto che non la comprava, però io tendenzialmente compro italiano e compro nel limite del possibile, senza OGM, senza niente, per quello che posso, ovviamente. Poi ho preso queste, che ogni tanto me la faccio e la faccio anche a Mario, costano 99 centesimi. Queste qua, piedine sfogliate, dentro ce ne sono tre, sono del marchio Iper.
Chi ha visto uno dei miei ultimi video, dicevo che comunque la roba Marquee fino a un poco di tempo fa era scontata 40, e ti ridava il 40% sulla tessera. Peccato, pazienza, sarà per la prossima volta. Adesso questo video, scusatemi se non è uscito nulla lunedì, ma avevo da fare, ero impegnata. Lo vedrete oggi è martedì. No, scusate se non avete visto quello del mercoledì. Oddio, vuoto di memoria. Oggi che giorno è? Oggi siamo al mercoledì, credo. Aspettate che controllo da qua. No, vabbè, abbiate pazienza. Scusatemi, sono un po' imbambita ultimamente. Vi dicevo che non avete visto quello del mercoledì, quindi questo lo vedrete venerdì. Vi chiedo scusa, però grazie mille a tutti che siamo arrivati a 521. Questo l'ho visto stamattina. Quindi vi ho fatto vedere anche quelle. Poi, tris di mozzarella della Santa Lucia, 1,89 euro. Tra l'altro, se comprate tre prodotti a marchio Galbani, c'è la possibilità di vincere una gift card. Cioè, l'avevo detto anche per quello che riguarda il Bennet. Andate a vedere nel video del Bennet in cui parlavo di questa promozione della Galbani. Però c'è proprio il video promozione Galbani, se non ricordo male. Queste 1,89 euro. Tornerò perché devo prendere il Galbanino che è in offerta a 1,99 euro e ho il buono sconto da 50 centesimi che potete scaricare gratuitamente dal sito della Galbani. Ne potete scaricare fino a 3 per prodotto e a 3 per prodotto e comunque per account. Non fate account falsi perché sennò ci inguaiate tutti e non possiamo più fare pazzi per la spesa. Quindi mi raccomando. Poi questo formaggio che veniva 1,19 euro, ne ho presi due, 8,60 al chilo. Io da brava risparmiatrice guardo anche il prezzo al chilo e lo confronto. Se mi conviene lo prendo, se no passo. Questo 1,19 euro. Poi ho preso anche dell'altro formaggio, eccolo qua, 1,79 euro l'Emmental francese, che a Rocco piace molto e a me non dispiace, ed è un 550 grammi. Poi ho preso insalata russa e insalata capricciosa, 1,18 euro il pezzo, però c'era l'uno più uno, quindi 2 invece di 2,38 euro, 36, li ho pagati comunque 1,18 euro, idem per queste, quindi ne ho prese 2 e 2. Tanto queste mi durano, scadono a gennaio, io spero prima di gennaio di mangiarle. Speriamo, magari li mangiamo per Natale. Gnocchi di patate in offerta a 79 centesimi invece che 99 centesimi. Sono un po' grandi, se c'erano le chicche, io preferisco le chicche. Sì, ho mangiato poco, per questo un po' di fango. Poi questi qua, sempre a marchio Iper, 1,09 euro in offerta, solo pomodoro perché i miei bambini mangiano solo pomodoro, ne prendi due. Poi c'era questa fantastica offerta del salame. Fino a poco tempo fa c'era l'offerta, quella c'era l'offerta quella praticamente su tutti i prodotti cannamela li pagavi 1 euro, quindi c'era un sacco di spezie, però erano tutte spezie, io sono arrivata tardi, che a me non servivano. Sito cannamela, non so se sono ancora presenti, andate a vedere, volendo potete tirare giù dei buoni sconti da 50 centesimi per prodotto, quindi l'avrei pagato 50 centesimi, ma c'erano spezie che a me non servivano. Invece questi qua erano segnati come in offerta al 50%. Io ho preso così perché a me è bello tosto, piace. Quindi invece di 8,15 euro, che so che non leggerete mai, forse si legge, forse no, l'ho pagato 4,07 euro, 4,08 euro. Ottimo. Quindi probabilmente le cose che stanno, infatti questo qua scade il 27,12. Quindi le cose che finiscono Iper le scontissima. Oltre alle cose che stanno in scadenza, c'è proprio la sezione dedicata per i prodotti in scadenza, e lì magari trovate delle cose che già sono scontate, e se le sono scontate vi applicano comunque il 50%. Io mi ricordo che una volta ho preso degli straccetti, ho preso uno straccetto di mozzarella, una mozzarella per pizza e non mi ricordo cos'altro, la terza cosa, ho pagato tutto 1,27 euro, tutte e tre le cose, perché erano scontate del 50%, e in più mi sembra che avevo dei buoni, insomma, ho fatto
un mega affare. Veramente è stata. Ci abbiamo mangiato 3 giorni, eravamo solo io e Rocco. Scadevano dopo una settimana, quindi siamo andati strabene. Poi questi qua, 1,49 euro perché non ne avevo più. La marca, lo sto scegliendo al contrario. Sono 72 pezzi dentro. Poi questi qua per i miei gatti, 88 centesimi in offerta della Whiskas. Ogni tanto compro anche Whiskas. E c'erano in offerta sia questi che quelli a sacchettino, ma ho preferito questi. Poi andiamo di affettato. Sì, perché il resto ve l'ho fatto vedere. Allora, affettato ho preso praticamente così tutto a marchio Iper. Vi stavo dicendo che questa settimana c'è in offerta, perché poi mi sono bloccata e non ve l'ho detto più, tutti i prodotti, quelli della linea bio, eco e insomma tutta la roba biologica. E non, vi ridà il 20% sulla cassaforte e la mare piacersi. In più, per ogni prodotto di questi c'è un bonus sconto che voi potete applicare. Non è su tutti, eh. Guardate, guardate, per chi l'applicazione è gratuita dell'Iper avete un ulteriore sconto. Allora, ho preso questi, la rossa di tacchino, 100 grammi, 1,69 euro per me, perché io preferisco il pollo al tacchino. Sembrava di aver visto qualcosa dentro, invece no, vabbè. La fame, ho mangiato poco, ho le visioni. Ho mangiato praticamente solamente una cialda di quelle al miele. Ci ho prenduto il cavolo praticamente. Mortadella 1,35 euro, anche queste ne ho prese due, l'altra non so che fine abbia fatto, eccola qua. Poi la linea benessere per i miei bambini con pochissimo grasso, questo veniva 1,69 euro, sono 110 grammi ed è della Casa Modena, quindi prodotto italiano spero, perché Casa Modena, grandi sono gli unici italiani, penso, spero che anche il maiale sia italiano. Poi 1,59 raspini, raspini, questi sono 80 grammi, veniva sui 20 euro al chilo. Raspini fa sia questa che diciamo la marca, quella più a buon prezzo, in più fa le vaschette, quelle che avete visto negli altri miei video, che quelle costano a prezzo fisso 1,99 euro. Tutti i tipi, salame, se non ricordo mai, tutti i tipi 1,99 euro. Cambia ovviamente la grammatura. E ha questa qua, questa marca anche, che costa un pochino di meno, 1,59 euro a prezzo fisso invece che 1,99 euro, ed è in questa vaschetta. E questi sono senza glutine, senza latte e senza derivati. Sì, lo so, c'è un bordello di plastica qua in giro, c'è veramente un sacco di plastica. E dopo vi faccio vedere due cose, una o due cose carine che ho trovato invece con il riciclo di plastica alla fine del video. Poi questo qua della marca Valis, 1,05 euro in offerta, 100 grammi salame tipo Milano, ne ho presi 3. Questo uno solo per Rocco, mi sembra veniva 1,09 euro, pancetta perché a me non piace. E due di coppa che venivano 1,69 euro, se non ricordo male. Poi, ho dimenticato la bresaola. Vabbè, la coppa ne ho prese due, ve l'ho detto. Spostiamo di qua. Poi ho preso un po' di pasta, perché pasta veramente non ne avevo. Allora, 1, 2, 3, 4 farfalle, 59 centesimi, mezzo chilo. Queste qua sono mezzo chilo. Sedanini, che io preferisco questi che tortiglioni perché sono più piccoli, 59 centesimi sempre al chilo. No, ho sbagliato, vabbè, 59 centesimi al chilo questi vermicelli, io volevo gli spaghetti numero 5. Ho preso uno spaghetto e un vermicello, perché i vermicelli vengono 59, invece gli spaghetti vengono 39, e il numero 5 è il numero che io prendo sempre, ed è il numero che preferisco. Poi questi li ho fatti vedere, l'ultima serie di pasta è questa qua, i fusilli a 39, a 95 centesimi, un chilo, gli altri mezzo chilo, questi un chilo. Poi, fatemi vedere qui sotto cosa c'è, questo ve l'ho fatto vedere. Poi 2,49 euro, 18 bastoncini marchio Iper, non c'erano più in offerta i Findus, perché quando sono in offerta i Findus, preferisco i Findus. 1,59 euro. Sì, lo so, mi sto spostando da sola. Il riso, questo qua, perché mi piace anche col minestrone al riso. 1,59 euro. Ne ho presi due pacchi. E poi di non verdura e frutta ho finito.
Ho preso, c'erano in offerta c'era in offerta tantissima frutta e verdura. La verdura, questa qua, 1,29 euro al chilo, ne ho presi due, uno da 1,58 euro e un altro da 1 euro rotti, insomma, per arrivare tra tutti e due a 2,5 kg, i miei soliti 2,5 kg di verdura, che vado avanti mangiandola io e Rocco, andremo avanti per penso una decina di giorni. Poi 99 centesimi, 1,5 kg di melanzane perché le altre non mi piacevano. Mi si è sfondato il sacchetto dei broccoletti che io adoro, che venivano 89 centesimi al chilo, 85 centesimi al chilo. Ne ho presi due per 1,2 kg, due bei mazzetti. Poi, il broccolo no, spostiamolo. Poi questo cavolo piccolino, 1,69 euro, giusto giusto per noi, 1,15 euro, anche costicchiava il cavolo, perché magari al lavoro da me lo trovo anche meno. Non mi ricordo se gli ho fatto vedere questo 2,05 euro dell'Ambipur, ne abbiamo 800 milioni, ma Rocco l'ha voluto prendere lo stesso, e va bene, ripigliamolo. 99 centesimi, mezzo chilo di picadilli, ne ho presi due. Poi le carote, confezione gigante, 99 centesimi per 1,5 kg, che vanno bene, che sono anche piccole, anche da mangiare così, non solo bollite, perché i bambini le si tagliano e si mangiano tagliate. I peperoni 1,99 euro, che è un buon prezzo, a meno che non li trovate a 1,49 euro in qualche discount. Ne ho presi per un totale anche qua di circa 2 kg. Quindi questo 2,14 e questo 2 kg. L'ultima cosa, le arance, 99 centesimi al chilo, questo paccone da 3 kg. Va bene, come sempre mi sono dilungata tantissimo, siamo già a 5 prima e 11 adesso che ho stoppato per vedere il giorno. Abbiate pazienza, ormai è la vecchiaia. Ringrazio ancora tutti per i commenti che mi fanno sempre piacerissimo. I like che mi fanno sempre piacerissimo. Scrivete qualsiasi cosa, io vi leggo, nel possibile vi rispondo. Chiedo scusa se non ho risposto a qualcuno in passato, fatemelo presente e chiedo scusa, ma c'è stato un periodo che ho avuto problemi con i commenti. Mi finivano in spam, non sapevo che esistesse lo spam e quindi tipo ad alcuni ho risposto dopo 3-4 mesi. Scusatemi. Se succede che non ho visto qualche vostro messaggio, scrivetemelo e perdonatemi perché non l'ho visto. Quindi, prossimamente adesso metto via la spesa e vi farò il video della Degustabox che ho già sbirciato perché io come bimbi piccoli non posso aspettare. E ho già visto e ci sono cose che mi piacciono un sacco. Credo che non ci sia nulla dell'attuale Degustabox che è qui dietro, che l'ha, che non mi piaccia, meno male, meglio così. Tra l'altro c'è una cosa che io mangio sempre al lavoro, grazie. Almeno non la devo comprare, che tra l'altro avevo già assaggiato ed è buonissima. Quindi adesso metto via, vi faccio quella della Degustabox, questo voi lo vedrete venerdì e domenica vedrete il Degustabox. Mi sono inceppata, abbiate pazienza. E vi spiegherò nel video Degustabox come fare ad avere la Degustabox a 9,99 euro invece che 15,99 euro. Quindi grazie a tutti ancora già da adesso, per chiunque la prenderà a posto mio. Due persone che la prendono, io ce l'ho gratuita. Comunque ve lo dirò anche dopo. Basta, vi farò anche il video di come ho perso 20 kg in 6 mesi, ma è semplicissimo, vi farò un video veloce, veloce. Vi mando un bacione, vi rinnovo l'invito di iscrivervi, commentare, condividere e fatemi sapere se anche con i miei consigli, anche un centesimo l'avete risparmiato, che a me fa sempre molto piacere. Alla prossima, ciao!